Siamo qui col vescovo Gianfranco De Luca per la visita pastorale a Guglionesi. Vescovo, come ha trovato la realtà di Guglionesi? È bella, cioè c'è una bella realtà di fede vissuta da parte di molti. Ecco, e questo è consolante, perché se si vive la fede nella quotidianità, e questo è non solo nelle grandi occasioni, nelle manifestazioni esteriori, questo è un segno molto importante e positivo. E questo l'ho trovato, certo. E magari le persone che ho incontrato sono anche persone soprattutto adulte, ma avrò ancora incontri con i giovani sabato prossimo, anche motivati cristianamente. Perciò ecco, c'è anche una continuità, diciamo, ecco, una intergenerazionalità nel vivere la fede, questo è anche un fatto positivo. Forse i numeri, come da in ogni luogo, sono un po' ridotti, non in un modo grande, ma sicuramente sono ridotti, anche perché c'è il fenomeno della denatalità e dello spopolamento del territorio, che riguarda anche questi luoghi così, diciamo, anche più grandi, queste realtà un po' più consistenti della nostra diocesi. Poi è una realtà viva, no? Anche ho avuto modo di incontrare persone, ecco, sia professionalmente, sia anche, diciamo, come imprenditori, che dicono la vivacità di un territorio, e questo fa ben sperare, ecco, questo, così. Un messaggio che vuole mandare alla comunità guglionesana? Beh, il messaggio è questo, che è importante, ecco, non lasciarsi prendere. Questo lo dico soprattutto ai cristiani che sono un po' più così impegnati nella vita cristiana, no? Ecco, non lasciarsi condizionare dal male che sembra sovrastare. Noi dobbiamo essere messaggeri di speranza, perché dovremmo imparare ad accostare la realtà da un fatto che Cristo ha vinto il male, non che c'è il male. Il male c'è, ma Cristo lo ha vinto. Il cristiano si accosta al male non negandolo, ma da questa prospettiva, che è già stato sconfitto in Cristo e perciò è possibile anche a noi. Allora essere positivi, no? E questo invito anche tutti gli altri a guardare il bene che c'è, che è molto di più del male che appare o che viene comunicato. Ecco questo. E allora ad investire sul bene.